che per 6 mesi, dal 1° maggio 2015 alla fine di ottobre 2015, quindi per 6 lunghi mesi, questa esposizione configurata alle porte di Milano in una grande area che si sta attrezzando da qualche anno, possa ospitare un evento di carattere politico-istituzionale, perché stiamo parlando di un evento che non è una semplice fiera espositiva, è anche un meccanismo di esposizione, ma il cuore della ragione, diciamo, fondante di Expo è una grande operazione di discussione pubblica globale, una grande possibilità che per 6 mesi decine e decine di paesi possano confrontarsi su un grande tema. Noi siamo a un punto assolutamente interessante perché abbiamo da domenica scorsa superato l'obiettivo dei 130 paesi aderenti, siamo ormai a 132 paesi aderenti, che è un dato tutt'altro che scontato per uno strumento un po' obsoleto, un po', diciamo, bistrattato come l'esposizione, c'è cioè una discussione non banale rispetto all'attualità delle esposizioni universali, cosa possono essere in questo tempo, cosa sono state, cosa non possono tornare, nel senso non abbiamo in testa ovviamente un'esposizione universale che si configura ancora come un'esposizione che poi lascia in eredità una struttura fisica o cose di questo tipo, siamo su un altro orizzonte, siamo sull'orizzonte che è un'esposizione tanto più su un tema così cruciale come questo, lasci in eredità un grande impegno politico-istituzionale, quindi una grande discussione di carattere pubblico. Noi abbiamo superato i 130 paesi, come vi dicevo, e la cosa di assoluto rilievo, che secondo me poco si sta valorizzando e che invece andrebbe sottolineata, è che noi possiamo convergere, stiamo riuscendo nell'operazione di far convergere attorno ad Expo Milano 2015 una pluralità di esperienze nazionali, soprattutto sul fronte asiatico, medio orientale e africano, che costituirà probabilmente la prima vera notizia di Expo 2015. Se voi guardate l'elenco di quei 132 paesi, ci sono certamente i grossi. Ci sono le più importanti nazioni europee, c'è una presenza importante dell'Unione Europea e dei paesi dell'UE, ma il grosso dell'operazione che si sta muovendo su Milano è un'operazione che coinvolge moltissimo l'Asia, come dicevo prima, il Medio Oriente e il continente africano e l'America Latina, perché queste sono le qua. Quindi sostanzialmente noi siamo in presenza di una dell'occasione, diciamo, di avere in casa il mondo emergente, quello che rispetto alle contraddizioni che venivano sottolineate prima sul grande tema alimentare della nutrizione e quindi della filiera agroalimentare, dell'accaparramento di cibo, della produzione di cibo, della qualità del cibo, della sua sicurezza e di tutta la catena complessa dei grandi temi che ruotano attorno a questa questione. Noi avremo lì un palcoscenico di presenze del mondo nuovo, del mondo emergente, che costituirà, secondo me, il primo vero patrimonio di questa esposizione. Poi, per farla breve, è chiaro che attorno a questo obiettivo si stagliano anche obiettivi di natura di un grande interesse per un sistema paese come l'Italia. Noi abbiamo un'ipotesi che fissa 20 milioni di visitatori nel complesso dei 6 mesi, di questi circa 6-7 milioni si prevedono dall'estero e il resto si prevede possa muoversi dalle regioni italiane, dall'intero sistema paese su Milano. Tenete conto che in quei 6 mesi quei 132 paesi porteranno sostanzialmente i loro 130 governi a visitare Expo, come è stato per noi l'ultima
Shanghai qualche anno fa, avremo la possibilità di maneggiare una piattaforma di relazioni globali di straordinario significato. E questa è, diciamo, fondamentalmente, questi sono i numeri e le caratteristiche di fondo di Expo. Credo sia davvero un'opportunità per provare a diciamo, fare un salto di qualità anche nel complesso delle attività che questo paese deve in qualche modo riorientare, ben sapendo che noi stiamo parlando di agroalimentare, nutrizione, alimentazione, e noi siamo un must nel mondo su questo. Basti pensare che la dieta mediterranea è nata qui, è patrimonio dell'UNESCO per un'iniziativa autenticamente italiana, e basti pensare che è il mondo che ci guarda per le grandi caratteristiche originali e peculiari che abbiamo. Aggiungo, e ho finito, che per noi questa cosa è formidabile perché si intreccia proprio con l'esaltazione del territorio italiano per com'è e per come il mondo ce lo invidia. Noi insistiamo molto sul fatto che Expo venga utilizzata dai sistemi territoriali, dai municipi, dalle città, dalle regioni, come occasione per provare a connettere sempre di più sistemi che probabilmente spesso si parlano anche poco. Ci è capitato, ad esempio, di rimettere a tema il grande intreccio tra la filiera turistico-culturale, e qui ci sono protagonisti che ci possono dare una mano a sviluppare bene questo argomento, e tutto il grande tema delle qualità alimentari, per dire di un fronte su cui noi possiamo veramente mostrare al mondo perché. Perché nel mondo si cerca l'Italia da questo punto di vista? Queste sono le cose di fondo. Poi, se potrò successivamente intervenire, aggiungerò magari alcuni altri elementi. Grazie. Ringrazio, la risposta è stata esauriente, ci ha fatto comprendere la dimensione di questo avvenimento, che è veramente, oserei dire, epocale per l'Italia, però nella risposta c'era anche un profilo di attenzione al sistema Expo, al modello Expo, ecco, un modello che viene criticato forse anche giustamente per come è stato interpretato fin qui, ma è un modello che probabilmente a Milano subirà una variazione notevole, verrà così collegato ai tempi moderni e sarà anche un modello che guarderà al mondo attraverso i sistemi telematici e tecnologici che attualmente chi fa promozione del territorio può avere a disposizione. Ecco, proprio sulla natura del modello Expo, chiederei a dottor Celli una sua considerazione, ecco, perché da esperto del turismo, presidente dell'ENIT, ci può dire se questo modello, pure rivisto alla maniera italiana, pure rivisto come sarà rivisto nel 2015, avrà o meno le potenzialità di poter dialogare veramente con il mondo. Grazie, buonasera. Dunque, prenderei la cosa da questo punto di vista. Gli svizzeri, che normalmente hanno un grande rispetto per i soldi, hanno stanziato qualche decina di milioni di euro per vedere di attrarre le persone che verranno a Milano per vedere la mostra, per portarli a passare un certo numero di giorni in Svizzera. Lo stesso ha fatto l'Austria, nel senso che loro hanno capito che l'attrattore fiera, l'attrattore Expo, è un attrattore che in genere poi disperde risorse in giro. E loro si sono preparati a coglierle. Noi ancora no. Nel senso che noi dovremmo essere quelli più attenti a queste cose. È vero che il modello sul quale abbiamo in qualche modo impostato l'Expo è un modello in cui la cultura del tema del rapporto tra stili di vita, modalità di vita, sostenibilità di questi modelli di vita e alimentazione di questi modelli, non solo alimentazione fisica, quindi materiale,
dovrebbe essere importante. Ma la riflessione che va fatta è che tutto questo poi ha un peso e in qualche modo porta i suoi frutti non solo se il dibattito attorno a questi temi si sviluppa, ma se poi le persone vedono che quelli che vengono in qualche modo usufruiscono, possono usufruire di quello che noi possiamo offrire. E da questo punto di vista credo che molte cose debbano essere fatte. La prima cosa è ragionare attorno al fatto che l'Expo non è un fatto milanese o lombardo, è un fatto nazionale. E se è un fatto nazionale, non solo perché è localizzata in un posto e questo posto in qualche modo racchiude risorse che vengono in qualche modo evocate da tutti i territori di questo paese, ma anche perché diventa importante se le persone che passano attraverso l'esperienza dell'Expo in qualche modo vanno poi a trovare le radici di quell'esperienza nei territori che quell'esperienza producono. Quindi noi dobbiamo in qualche modo prepararci a raccogliere non solo la sfida di portare 20 milioni di persone a Milano, ma di farle viaggiare queste 20 persone attraverso i territori italiani dove si produce quella cultura che nell'Expo in qualche modo viene messa in vista, viene in qualche modo messa, come dire, alla conoscenza di tutti e viene condivisa. Da questo punto di vista, la modalità del turismo o del meccanismo del turismo di poter intercettare i flussi e portarli a ragionare non solo attraverso l'esposizione, ma attraverso poi dopo le realizzazioni concrete che hanno dato vita ai prodotti che poi nell'esposizione sono in qualche modo messi alla fruizione, nei territori dove queste cose avvengono e in qualche modo rendono disponibile la cultura e la tradizione e la storia che li ha prodotti, che li ha resi possibili, questo è il vero frutto che noi possiamo in qualche modo non solo aspettarci, ma dobbiamo sviluppare. E da questo punto di vista bisogna fare molta strada, nel senso che voi sapete che le regioni sono molto autonome in questo, cioè hanno la loro competenza primaria. Mettere insieme le regioni ci è costato in questo primo anno di Enit una fatica notevolissima, nel senso che per tanti anni ognuna, come dire, si esponeva individualmente, viaggiava per il mondo attraverso i suoi prodotti, sue fiere, eccetera, eccetera. Ma non solo le regioni, anche i comuni, anche i singoli territori. Noi abbiamo frammentato il brand Italia, quindi il marchio Italia, a livello mondo in maniera tale che oggi è difficilmente comprensibile. La gente, gli stranieri, conoscono l'Italia. Se voi guardate nelle aspirazioni dei turisti, che sono state esaminate non da noi, ma da, quindi, da ricercatori internazionali, quindi da studi che fanno negli istituti specializzati, l'Italia è ancora al primo posto dal punto di vista dell'aspirazione del turista. Dopodiché, in realtà, se noi andiamo a vedere quello che avviene, noi stiamo calando rapidamente nel primato. Eravamo primi fino a qualche anno fa, oggi siamo quinti, e la propensione è, come dire, ad arretrare ancora di più. Vuol dire che tra l'aspirazione che la gente ha, che il turista ha a livello mondo rispetto a un paese, le condizioni per cui poi possa raggiungere quel paese, usufruire di quel paese, sono nettamente inferiori, come dire, alla sua voglia di vederlo. E questa è la condizione peggiore, perché in realtà noi abbiamo problemi di non solo di visibilità all'estero, ma di reputazione all'estero. Se noi guardiamo la classifica dei brand nazionali, cioè qual è il marchio che... No, noi siamo al 15° posto come marchio. Se andiamo a guardare però le variabili più legate al turismo o legate alla qualità dell'offerta che noi possiamo fare, siamo al primo posto. Vuol dire che se noi guardiamo moda, design, cultura, monumenti, enogastronomia, eccetera, noi siamo al primo posto a livello delle aspirazioni. Se andiamo a guardare la reputazione del paese, crolliamo. Se noi andiamo a guardare all'esperienza che molti dei turisti che sono venuti hanno fatto e che non riproporrebbero, questo in qualche modo ci deprime ulteriormente.
Ecco, allora noi abbiamo bisogno di mettere insieme le cose, cioè abbiamo bisogno di rafforzare il fatto che a livello mondo l'Italia ha una percezione positiva in termini di desiderabilità e abbiamo dei problemi invece di soddisfazione di questa desiderabilità, cioè siamo deboli nel soddisfare queste cose e qui nascono tante cose. Per portare 7 milioni di turisti, per poi turisti, la gran parte sono turisti, poi ci sono anche quelli che verranno a dibattere, eccetera, eccetera, che sono la cosa forse importante, che è quella che, come dire, ci dà in qualche modo distintività. Ma poi gli altri sono turisti che, come dire, inseguono gli eventi a livello mondiale. Per portarli dovremmo avere i vettori, dovremmo avere i collegamenti. La nostra compagnia nazionale di bandiera, l'Alitalia, ha annullato il volo che faceva per la Cina da Pechino. Per cui, voglio dire, noi abbiamo grossissime difficoltà a portare gente, per esempio, dall'Oriente, dalla Cina. La Cina muoverà centinaia di milioni di turisti nei prossimi anni. Noi ne intercettiamo a stento un centinaio di migliaia. Per ogni volo cinese che arriva in Italia, per ogni volo, ne arrivano 25 a Francoforte e una trentina a Parigi. Voi capite che anche volendo un turista che vuol venire a Milano ha qualche difficoltà, perché deve andare a Francoforte e poi venire a Milano. Ma se a Francoforte o a Parigi come fanno? Li intercettano e li impacchettano, perché il turista cinese ha una caratteristica particolare. Va bene, è sostanzialmente, nella gran maggioranza dei casi, quindi non faccio, nella maggioranza dei casi non si interessa di monumenti. Il turista cinese viaggia per shopping, vuole spendere, vuole comprare. I nostri concorrenti francesi o tedeschi hanno imparato bene la cosa, li prendono all'aeroporto, li mettono in belli alberghi, gli fanno trovare dei pullman sotto e poi ai magazzini Lafayette hanno sgomberato tutti i parcheggi, perché sono parcheggi per i torpedoni che portano i turisti cinesi ogni giorno. Adesso questo è una estremizzazione, se vogliamo, però noi manchiamo di vettori, manchiamo di collegamenti, va bene? E una volta che sono venuti manchiamo di coordinamento nella gestione dei flussi all'interno del paese. Perché? Perché ognuno tenta di portarli da una parte piuttosto che da un'altra, va bene, cercando di esaurire le risorse che sono a disposizione. Allora, noi abbiamo bisogno di rifare, come dire, società e paese, perché il marchio se no non si consolida. Noi abbiamo bisogno di andare all'estero tutti, con tutti i nostri monumenti, con tutta la nostra cultura, con tutta la nostra storia, con tutte le nostre specialità agroalimentari, con tutti i nostri plus che abbiamo in vari settori, ma sotto un marchio unico, Italia. Poi all'interno del marchio Italia ogni regione, ogni territorio si ritaglia quello che è di sua competenza. Ma non è possibile andare all'aeroporto di Shanghai e trovare la pubblicità di Metaponto, che non sappiamo neanche noi dove sta. Se io chiedo a molti dove sta Metaponto non lo sanno. Va bene. È uno spreco di risorse, è buttare via i soldi, è un farci ridere dietro. O a Sydney a trovare la, come dire, pubblicità, non so, di Castiglione della Pescaia. Allora, bisogna in qualche modo rimettere insieme le parti. Per rimettere insieme le parti bisognerebbe tornare ad avere un'idea paese, che non è solo un'idea paese del turismo, ma un'idea paese sociale, un'idea paese civile, un'idea paese politica, perché è il contenitore all'interno della quale poi noi il turismo lo possiamo sviluppare. Non a caso il turismo in questo paese non ha una politica, non ha una politica da anni. Cioè è un'industria di quelle che genera PIL e genera occupazione. Genera l'11% del PIL, l'ultimo dato, e genera più o meno l'11% di occupazione. Bene, una volta avevamo un ministero, non ce l'abbiamo più.
dopo il Ministero ci è stato dato un dipartimento, non c'è più neanche il dipartimento. Adesso abbiamo, se va bene, una direzione generale, ma siccome il direttore della direzione generale, va bene, ha perso la causa al TAR, da uno che voleva, cioè non abbiamo più neanche il direttore della direzione generale che conosce tutto. Il risultato di tutto questo è che se io come presidente dell'ente cerco un interlocutore per dire guardate che non posso pagare gli stipendi di luglio e agosto perché gli stipendi il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, me li sgana di 2 mesi in 2 mesi e se voi non fate la richiesta e i miei soldi non arrivano, io non so con chi parlare. Ecco perché, allora, ci sono i grandi temi, ci sono le grandissime opportunità, c'è la grandissima voglia di fare, c'è un territorio che ha enormi potenzialità e ricchezze, c'è una macchina statale che veramente, voglio dire, non ha ragione, cioè non ha ragionevolezza, non è giustificata. Guardate che noi, su un mercato come quello del turismo, che in qualche modo, voglio dire, fa rendere gli investimenti in 6 mesi, il tempo di ritorno dell'investimento sul turismo sono 6 mesi. Pensate quanto è il tempo di ritorno degli investimenti in altri settori, va bene? Ecco, non ha risorse. L'ENIT, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo, che quindi per dire, dovrebbe, ha un bilancio di 18 milioni di euro in ribasso. Ogni mese me ne tolgono 200.000. Ogni mese mi tolgono 200.000 euro. Per una ragione o per l'altra, tutti i mesi mi tolgono 200.000 euro da 6 mesi. È perché ci sono i costi intermedi, è perché questo, eccetera, eccetera. Benissimo. Il mio equivalente spagnolo, che sta peggio di me, la Spagna dice che sta peggio di noi, va bene, ce n'ha 70 milioni di euro l'equivalente mio e 450 milioni di euro come Spagna. È chiaro che poi le cose non tornano. Allora, noi dobbiamo avere la coscienza che le cose si possono fare, che questo è un paese che ha potenzialità enormi, bisogna dire, che l'attenzione si focalizzi anche su quei segmenti che sembrano trascurabili. Dice tanto l'Italia è bella, la gente viene ugualmente. Non è vero, non è vero. Allora, facciamo un paragone molto semplice. La Sicilia e le isole Baleari. La Sicilia di turisti stranieri fa 3 milioni di notti di permanenza. Le Baleari, che sono mica più belle della Sicilia, anzi di cultura e di storia e di tradizioni, monumenti, ne ha molto meno, fa 43 milioni di notti. 43 milioni di notti. Per ogni vettore che dall'estero arriva in Sicilia, alle Baleari ce ne sono 30. Allora, questo fa parte della politica del paese. Non fa parte del fatto che il paese non abbia le risorse territoriali, che noi non abbiamo i prodotti da offrire, che noi non siamo strutturati, non abbiamo la storia, ne abbiamo anche troppa, che non abbiamo i monumenti, ne abbiamo tantissimi. Non è che non abbiamo le opere d'arte, ma la genialità dei nostri concorrenti sta nel fatto che il Louvre di Parigi, le opere d'arte che ha in magazzino, che ha nei sottoscala e noi siamo pieni, le ha messe nel Golfo, va bene, Dubai, e gli rendono 400 milioni di euro all'anno di visitatori. Con le opere di scarto che ha nei magazzini. Noi siamo pieni di magazzini, di opere d'arte, in tutti i nostri musei. Provate a tirarne fuori una per dire che la volete usare da qualche parte per fare, da campanello per attirare qualcuno. Allora, questo è il problema vero del paese. L'Expo è una potenzialità enorme se viene capita anche in questa logica di rifare tessitura coerente, di rifare tessitura cooperante, di rimettere insieme le singole individualità regionali, ognuna delle quali ha le sue ragioni. Ma se non abbiamo la capacità di esprimerle compiutamente attorno o sotto un ombrello unico che è il nostro paese, noi avremo scarsissime possibilità
di usare l'Expo come uno strumento per dare una girata anche non solo in termini di cultura, ma anche di turismo per attirare gli stranieri. Grazie. Sì, è tanto vero quanto diceva il Presidente Scelli, che anche noi in Umbria abbiamo un esempio di mala organizzazione degli eventi, e lo abbiamo in questi giorni. In questi giorni in Umbria sono in corso le due principali manifestazioni regionali di rilevanza nazionale, Umbria Jazz e il Festival dei Due Mondi, che guarda caso da anni hanno lo stesso calendario, quindi incredibilmente attirano lo stesso modello di visitatore, perché è un modello di visitatore attento alla cultura, attento all'arte, perché entrambe, Perugia e Spoleto, sono due città d'arte, attento agli avvenimenti della musica d'autore, del balletto, eccetera, ma da anni il Festival e Umbria Jazz al massimo hanno due giorni di libertà, perché per il resto, per 12 giorni su 14, si coprono lo stesso calendario. Quindi è un modello di programmazione discutibile, che evidentemente è tale sia a livello nazionale che anche in ambito locale. Allora qui, proprio per discutere di programmazione anche di coinvolgimento della politica, darei la parola al Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Luca Sani, su questi punti. Sì, grazie, anch'io condivido le riflessioni che faceva il dottor Celli. Noi veniamo da una storia che ha visto un referendum sull'abolizione del Ministero del Turismo, e abbiamo oggi prodotto una frammentazione nella promozione turistica che vede una dispersione di risorse impressionanti, con gli effetti che venivano prima ricordati. Io mi auspico che, anche da attore delle riforme, che nelle auspicate riforme che il Parlamento dovrà assumere ci sia anche una riflessione su come si rimettano al centro alcune politiche nazionali e alcuni strumenti nazionali. Io penso che sul turismo occorra una politica nazionale, penso che sull'energia occorra una politica nazionale, penso che anche sull'agricoltura occorra una politica nazionale. E forse, lo dico anche perché sono, essendo qui di centro-sinistra, dobbiamo anche riflettere su quel passaggio che il centro-sinistra sostenne sul titolo quinto, che a mio avviso, insomma, non ha, con tutto il rispetto nei confronti delle autonomie. Io ho una storia politica, ho fatto il sindaco, per cui so il loro valore, ma su alcuni aspetti occorrono, nell'epoca della globalizzazione, occorrono politiche nazionali. Perché la sfida dell'Expo, che è una sfida importante per il paese, io condivido quanto detto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, ci fa scontrare con queste contraddizioni, con una fatica anche da parte del sottosegretario con delega all'Expo e quant'altro, a mettere insieme la moltitudine degli attori, alcuni, ciascuno dei quali vuole svolgere il proprio ruolo da protagonista. Allora, in questo ambito, come Commissione Agricoltura, cosa cerchiamo di fare? Perché naturalmente la vediamo dal nostro punto di vista, di una commissione che in Parlamento si occupa del settore primario. È quella di cogliere la sfida che Expo lancia agli italiani, e prova anche a capire quali sono e a sviluppare quelle che sono tutte le potenzialità di questo evento, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista economico. Allora, da un punto di vista culturale ci stanno tutte le cose che diceva il sottosegretario, che riguardano anche il nostro paese, anche rispetto a un modello di sviluppo che, in un paese che è andato in crisi rispetto alla crisi mondiale, ma che nel nostro paese ha le sue peculiarità, si deve confrontare
con un nuovo modello produttivo e che deve mettere l'agricoltura di nuovo al centro delle proprie attenzioni, cogliendo quegli aspetti positivi che noi già abbiamo, e cioè che vede nel nostro paese come unica dato positivo rispetto alla crisi che ci sta investendo la voce dell'export agroalimentare in attivo, più 11-12% lo scorso anno, che cresce nella qualità delle produzioni che esporta, molto trascinata dal vino, ma cresce nelle qualità delle produzioni che noi esportiamo, con una dinamicità del sistema produttivo italiano che vede il nostro paese, nei marchi di origine, essere, come dire, al primo posto in Europa. Allora, sono tutte potenzialità che noi, rispetto all'evento dell'Expo 2015, dobbiamo mettere in campo e provare a sviluppare, dando anche un segnale che nel settore primario si può investire, si può fare imprese, si può avere anche successo, tenendo quei principi etici e culturali a cui faceva riferimento Maurizio, e capendo anche come possiamo caratterizzare ulteriormente la nostra produzione agroalimentare, uscendo anche spesso da dibattiti che appassionano ma che non ci fanno fare passi in avanti. Per esempio, io sono affezionato anche a un'idea romantica del nostro sistema agricolo ed agroalimentare, perché per esempio in zone come questa dove siamo, nella mia Toscana, associano l'elemento del prodotto agricolo a un'idea di paesaggio, a un'idea di cultura che messa insieme diventa un forte elemento di attrazione turistica, e quindi sviluppo tutte quelle azioni che in tema di biodiversità, di chilometro zero, di produzioni biologiche, di tutti gli strumenti che verranno con il piano di sviluppo rurale che consentiranno di fare una progettazione nelle cosiddette aree marginali, mi fa svolgere a quei territori un ruolo attrattivo anche dal punto di vista turistico. Nello stesso tempo sono interessato a capire come sull'export riusciamo a svolgere anche qui qualche azione più innovativa rispetto a quelle che abbiamo, perché al pari, forse meno, del turismo, anche sull'export assistiamo ad una frammentazione delle competenze che zavorra il sistema Italia, per cui un pezzetto lo troviamo per quanto riguarda l'agroalimentare al Ministero dell'Agricoltura, un pezzo al Ministero dello Sviluppo Economico, un pezzo lo troviamo al Ministero degli Esteri. Allora, il mio auspicio e anche il mio impegno come Presidente della Commissione Agricoltura, e per questo sull'Expo abbiamo attivato una specifica indagine della Commissione, e capire se in questi due anni, considerato che appunto dovrebbero essere gli anni delle riforme, riusciamo anche a far chiarezza su questi aspetti che sicuramente danno uno strumento in più al sistema Italia. Ecco, emerge da questo dibattito la problematicità della gestione e del turismo e dell'agricoltura, certamente comparti strategici ma delicati nell'assetto che l'Italia in questo momento dà loro. Eppure nella Villa Reale di Monza il 7 luglio scorso il presidente Napolitano ha fatto riferimento, proprio parlando dell'Expo Milano 2015, al ruolo strategico che questa esposizione dovrà giocare e alla necessità di presentarsi come Italia come valore nazionale unitario, cioè alla necessità di presentare una nazione agli occhi del mondo che sappia superare una volta per tutte certe divisioni
avendo bene di fronte un concetto che è appunto quello di un evento, questo Expo Milano 2015, che può segnare una svolta per il nostro paese, perché adesso può arrivare un'Italia che ha vissuto la crisi come la stanno vivendo tutti i paesi d'Europa e del mondo, più l'Europa in realtà, ma arrivare a questo evento riuscendo però a presentarsi per quello che è, cioè una nazione che ha un ruolo turistico primario. Siamo comunque quinti al mondo, eravamo primi ma siamo quinti, non siamo centesimi, e ha ancora un'agricoltura potenzialmente in grado di garantire livelli di tenuta economica accettabili. Ecco, in questo discorso giocano un ruolo fondamentale i partiti. Allora io alla Varra chiederei qual è il ruolo di un partito che si interroga proprio su queste necessità, cioè di dare un valore aggiunto di unitarietà a un assetto che si presenta al cospetto di un evento che potrebbe appunto segnare una svolta per l'Italia. Beh, intanto anch'io voglio ringraziare questa opportunità, mi pare sempre molto utile attorno a un evento di prima grandezza diffonderne innanzitutto le informazioni elementari e poi raccogliere anche la profondità dell'evento medesimo. Io voglio, prima di rispondere specificamente, tornare proprio rapidamente sul tema di fondo, perché ci interpella nel mondo contemporaneo. Nutrire il pianeta sarà un'occasione straordinaria di confronto fra scienziati, ricercatori, grandi associazioni no profit, poteri istituzionali, attorno alle più laceranti contraddizioni del mondo contemporaneo. Una domanda alimentare in aumento progressivo, perché cambiano le abitudini alimentari nei paesi emergenti. In Cina si passa dalla ciotola di riso al consumo di carne, aumentano a dismisura appunto le domande di beni alimentari e rischiano di essere sempre più scarse le cose fondamentali, acqua, suolo e cibo, fino al punto che per soddisfare la propria domanda la Cina, per esempio, fitta o compra territori enormi in Africa, certamente portando lì qualcosa di più della povertà attuale, ma imponendo un modello produttivo monoculturale che poi, diciamo, diventa un danno per la biodiversità. Quindi sono temi che saranno discussi in Italia, che richiameranno appunto la scienza internazionale, il mondo della ricerca, i poteri che debbono regolare questi fenomeni, e è occasione che deve vederci interamente protagonisti. Ma voglio rispondere molto chiaramente e rapidamente alla sua domanda, raccogliendo il termine che lei stesso poi ha proposto per il Paese, la possibilità di una svolta. Davanti a noi c'è la scommessa: se l'evento preparato in un modo adeguato lascia non soltanto infrastrutture, ma una nuova concezione del sistema paese, fa crescere una nuova mentalità delle connessioni del sistema paese, o se è un evento che durerà 6 mesi e non lascerà questa eredità. Nel secondo caso non avremmo colto l'occasione straordinaria di Expo. Allora, innanzitutto in questo deve rispondere la funzione dei grandi partiti nazionali, quello di aumentare la coscienza unitaria dell'Italia rispetto a questo appuntamento e naturalmente tradurre questa ambizione in scelte strategiche molto precise. Sani ha detto qui, per esempio, politica nazionale agricola,
finora siamo ancora legati al sostegno europeo e c'è una frammentazione delle politiche regionali. Questa frammentazione non coglie le potenzialità di un settore che fa 30 miliardi di export, più di altri settori in crisi del manifatturiero. Non coglie le potenzialità di un settore che solo se combattesse la contraffazione che fa volume di 60 miliardi, aumenterebbe ancora di più il reddito e il valore aggiunto per i nostri produttori. Politica nazionale dell'agricoltura e dello spazio rurale, che è necessità del sistema Italia. Non è soltanto questione di tutelare gli agricoltori con politiche di assistenza, è questione di comprendere che quando un paese è in crisi economica paurosa, deve disegnare un nuovo paradigma del proprio sviluppo, deve reinventare la sua industria siderurgica, perché il grande impianto di Ilva o qui di Piombino in Toscana non hanno più le stesse funzioni e hanno impatti ambientali negativi, ma nel frattempo che il paese reinventa il proprio ruolo nel siderurgico, nel manifatturiero, c'è un settore che risponde a una domanda mondiale dell'agroalimentare di qualità. Quindi nella sua specializzazione produttiva l'Italia deve annoverare come fondamentale questo settore. E l'altra ragione che lo rende fattore competitivo è che nella produzione di cibo, come diceva il dottor Celli, c'è racconto di civiltà, c'è racconto di cultura, c'è racconto di storia, perché se si viene qui, dietro il vino, dietro l'olio, c'è il paesaggio agrario, c'è la sapienza secolare che viene trasmessa, ed è una delle risorse straordinarie di questo paese. Ecco dunque quello che dovrebbe essere l'obiettivo di tutti noi, e noi dobbiamo approfittare appunto di queste occasioni per incentivare la consapevolezza di questa grande opportunità. Agroalimentare, rapporto con il territorio, con la storia di quel territorio, nuove politiche di accoglienza turistica in un'ottica unitaria. È una grande vetrina dell'azione italiana, poi ciascuna regione in quella vetrina colloca i suoi gioielli. E magari Maurizio Martina dirà forse in un secondo giro cose più concrete, ma uno degli obiettivi strategici operativi della sua gestione al governo, al Ministero dell'Agricoltura, è quello di cominciare a coordinare il lavoro delle regioni, di coordinare il lavoro dei comuni in quest'ottica unitaria. Se approfitteremo dell'Expo per far crescere questa idea dell'insieme, veramente sarà un punto di svolta non secondario per prospettare all'Italia un cammino nuovo. Grazie. Grazie. Ecco, nell'insieme delle problematicità c'è anche qualche nota positiva, ci sono molte note positive. Una nota positiva è un'esperienza importante, si chiama Città Slow, e raccoglie attualmente 180 sindaci di 28 paesi diversi che intendono la vita in un certo modo particolare, sono molto attenti all'enogastronomia, sono molto attenti al turismo di qualità, sono molto attenti a una concezione lenta ma intelligente della gestione urbanistica delle proprie realtà territoriali. Sono paesi diversi tra loro, sono paesi di regioni diverse, anche di nazioni diverse, ma accomunate dalla voglia di presentarsi con una faccia che è lontana dal modo di vivere attuale, molto frenetico, molto tecnologico, molto veloce. Città Slow vuol dire una lentezza brillante, una lentezza che consente al cittadino di riflettere, di vivere
intensamente la giornata, che non è soltanto la rincorsa al lavoro o al divertimento sfrenato o il tablet o non so quale altra diavoleria di questi tempi. Con noi abbiamo Pier Giorgio Oliveti, che è direttore di Città Slow International e ci può dare conto di questa esperienza che nell'ambito di Expo può trovare una collocazione interessante proprio come nicchia particolare in un grandissimo contesto quale quello di Milano. Una piccola esperienza può invece segnare un motivo di esempio. Prego. Sì, ho riprovo a spegnere, scusa. Arriva. Buonasera a tutti, sì, parliamo di Città Slow, vi porto la testimonianza di queste comunità, di queste 180 comunità con i relativi sindaci in 28 paesi, come dicevamo, 73 di queste sono in Italia, quindi siamo pronti a dimostrare anche all'interno dell'Expo e fuori dell'Expo che cosa significa questo pezzo di Made in Italy che tutti ci invidiano, che hanno preso a modello come stile di vita. Come abbiamo sentito, l'Italia è un paese complesso e lo sappiamo benissimo, e che non ha superato molti dei propri problemi, ma una volta tanto riusciamo a parlare davvero di una notizia positiva, che è una non notizia proprio perché positiva, e non si fa notizia in Italia con le notizie positive. Città Slow è quasi misconosciuta in Italia da noi stessi, in realtà è uno stile di vita, è l'approccio che deriva dal comune, dalla municipalitas, chi è che ha inventato il comune? L'abbiamo inventato in Italia e poi l'abbiamo esportato in tutto il mondo, la funzione del comune, di questa comunità coesa, questa è la nostra croce e delizia, come abbiamo sentito, perché in alcuni casi la forza dei campanili, la forza della parcellizzazione dei poteri, delle culture, la biodiversità che non è solo naturale ma anche sociale e culturale, è la nostra forza, ma è anche in certi casi dove bisogna invece fare sistema, è anche la nostra debolezza. Per quanto attiene all'Expo, noi siamo a disposizione perché sicuramente vorremmo creare dei percorsi di conoscenza delle eccellenze italiane. E da Grumes in Trentino, la città slow più a nord, a Ribera in Sicilia, vorremmo, oltre che gli svizzeri e gli austriaci che sono già fatti avanti, noi vorremmo intercettare, grazie proprio agli stili di vita e a queste comunità vivaci, vive e attrattive, uniche e irripetibili come sono quelle delle piccole città slow italiane, vorremmo appunto dimostrare, fare un'Expo diffusa, se vogliamo, e che di fatto lo stiamo facendo. Noi, il nostro lavoro è quello di promuovere culturalmente l'Italia e questo nostro modello viene copiato in tutto il mondo. Ma questo è l'aspetto, diciamo, costruens, che va messo dentro il contesto. Il contesto è un po' complesso in realtà, è difficile non solo a livello economico globale, ma anche per i piccoli comuni e per le città. Dicevamo, dedicato a nutrire il pianeta, energia per la vita. Bene hanno fatto a scegliere gli organizzatori dell'Expo, che dovrebbe essere davvero una grande opportunità, dovrebbe, dipende da noi, dipende da tutti noi, che diventi una grande opportunità, come ha accennato, strategica, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, mi sono appuntato, ha detto agganciare la ripresa, certamente agganciamo la ripresa tramite l'Expo, ma questa è una condizione, dipende, non è necessaria ma non è sufficiente. C'è una crisi entropica, è una crisi di sistema, come sapete noi spendiamo di più in termini planetari di quello che il pianeta rigenera ogni anno, siamo a una global ecological footprint, una impronta ecologica 1,2, è come se uno guadagna 1000 e tutti gli anni spende 1200, dopo un po' finisce i risparmi, è quello che sta succedendo dal punto di vista ecologico sul pianeta. C'è un problema di consumo di suolo, siamo il quarto paese in Europa per occupazione di suolo, superficie agricola utile, ma comunque diciamo suolo fertile. Abbiamo perso il 7,7% solo negli ultimi 10 anni, siamo arrivati quasi al 8,8% di suolo urbanizzato, i dati Istat, e il 7,3% dell'intero territorio è cementificato, sono 30 milioni di ettari. Allora, cioè, il tema è molto semplice, noi esportiamo, come abbiamo sentito, prodotti agricoli di qualità, siamo i primi in assoluto
per qualità dei cibi, Slow Food ce l'ha insegnato, lo diceva prima anche il sottosegretario, ma l'Italia ha il primato assoluto dei prodotti a marchio di qualità europei, non è un dato burocratico, è un dato che fotografa una ricchezza unica, 244 prodotti DOP IGP, il 22% di tutti di quelli di tutta l'Europa, quindi insomma questo è la dice lunga su quanto siamo forti su questo settore, ma non possiamo avere, come si dice a livello di cultura popolare, con un proverbio, la botte piena e la moglie ubriaca, cioè noi dobbiamo decidere se vogliamo mantenere un ruolo strategico, la centralità del cibo, e in questo caso la centralità del cibo di qualità, che è l'unica che possiamo permetterci nel nostro paese, oppure deviare su altri settori di sviluppo. Entrambe le cose risultano oggettivamente un po' difficili da tenere assieme. L'agricoltura, notate bene che dal 3,3-3,4% degli occupati sta leggermente risalendo, è uno dei pochi comparti che dà occupazione, di questo nessuno parla peraltro nel nostro paese. Il turismo certamente è collegato e di questo poi parliamo. Per quanto riguarda CittaSlow, io mi limito a dire che noi apriremo un ufficio specifico nella CittaSlow di Abbiategrasso, che è la più vicina al luogo dell'Expo. Con il sindaco Pierluigi Arrara abbiamo già un protocollo d'intesa e CittaSlow Internazionale aprirà un apposito ufficio per gestire, con un anno e mezzo e rotti di anticipo, fino al maggio del 2015, dove apriremo anche noi i 6 mesi delle attività CittaSlow, per dirottare sul territorio con esperienze anche di tipo turistico, ma non solo, anche di tipo gastronomico, di tipo di educazione. C'è un grande bisogno di educazione. Educazione e formazione. In Europa ci sono 500 milioni di abitanti circa, quasi la metà è in sovrappeso. Ci sono problemi seri da questo punto di vista anche sugli stili di consumo e della qualità e salubrità del cibo, e lo sappiamo bene. E portando il ragionamento in termini sul turismo, il turismo che abbiamo sperimentato noi nel nostro cosmo di piccole comunità molto vivaci, molto smart, usando un termine di moda, è, noi abbiamo lanciato una sorta di CittaSlow Tourism, che non è per mettere in valore la lentezza. C'è il turismo veloce, quello dei pacchetti industriali, che ha una sua logica, ma noi invece proponiamo un turismo con una sorta di controcultura collegata e connessa, che è quella della scoperta sartoriale del territorio e delle esperienze. Si parla di turismo esperienziale, si parla di turisti che vengono ad Abbiategrasso a vedere come si produce il gorgonzola, ma anche vanno a Tirano di Sondrio, tanto per rimanere in Lombardia, nell'area Expo, a Tirano a visitare non solo il trenino rosso, ma soprattutto dalla Corea per visitare la centrale di cogenerazione che riscalda mezza città, che sono 15.000 abitanti, quindi 7.500 abitanti sono riscaldati dai residui di 3 falegnamerie. Questi impianti davvero smart, intelligenti e moderni, sono tutt'altro che slow, ma fanno parte, sono tutt'altro che rallentati, che ritardati, anzi sono avanzatissimi, sono pezzi di cultura avanzata che va connessa con la nostra storia, la nostra cultura profonda che abbiamo a livello enogastronomico. Allora questo ci dà un'immagine dell'Italia un po' diversa dagli stereotipi anche negativi. Naturalmente c'è molto da fare, se poi deviamo dal settore agricolo a quello turistico, ho visto negli ultimi giorni, anche con qualche mia personale sorpresa, la stampa spagnola lanciare sul País, su uno dei principali quotidiani spagnoli, dice: il turismo ha salvato l'economia spagnola. Voi sapete che in Spagna non tutto va bene, avevano 14.000 agenzie di viaggio nel 2007 e adesso ne hanno la metà, il 50%, 7.000, quindi avevano 4 aeroporti vicino a Malaga nuovi di PAC chiusi, e sono ancora lì con le reti di acciaio ancora lucido, perché non sono praticamente agiti, non li usano più per una crisi davvero nera. Nello stesso tempo quest'anno, fino a Pasqua, i dati erano completamente negativi e improvvisamente negli ultimi mesi maggio ha registrato l'80% del riempimento delle camere, lo dico qui al collega dei piccoli alberghi, e Juan Molas, presidente Confederazione Spagnola Hotel, a un certo punto ha cominciato a vedere rosa. In giugno e luglio tutto esaurito, hanno recuperato
dai 58 milioni e 6 di turisti nel 2007, nel 2013 siamo a 57,7 di previsione, più 7,4 su 2012. Questo per due fattori principali. Uno, per l'effetto Turchia ed Egitto, che ovviamente da Germania, Scandinavia e Russia, invece di andare in vacanze in Turchia o in Egitto, hanno scelto la Spagna. Ma perché hanno scelto la Spagna e non l'Italia? Cioè, questa è la domanda che a noi ci può interessare di più. Beh, si sono impegnati con una crisi, ripeto, nera, a rinnovare il modello turistico di offerta. Quindi hanno inserito dentro il sistema turistico alberghiero e di ricettivo tradizionale tutta una serie di nuove esperienze, anche in termini slow, quindi collegando col territorio in modo migliore. E poi quello che accennava appunto dottor Celli, manca una casa Italia, cioè noi non abbiamo un progetto serio con poche idee condivise e presiedute, abbiamo un coacervo da 30 anni, da sempre, da quando io appunto mi occupo di questo settore, dalle prime BIT. Abbiamo una ricchezza sconvolgente dove, senza offesa, la provincia di Chieti fa politica estera turistica di promozione, non di promocommercializzazione spesso, ma manca tutto il resto, manca l'aggressività e la forza per andare ad intercettare queste correnti che sono economia, sono occupazione giovanile, sono cose vere, non sono filosofie. Poi manca un pezzettino fondamentale nel nostro sistema che è stato accennato, e serve anche per l'Expo, che io spero tanto che l'Expo cambi e risolva i nostri problemi storici, le nostre defiance storiche. Il paese non è easy, il paese non è easy. Non voglio parlare di Fiumicino, su cui stendo un velo pietoso rispetto ovviamente ai competitor, non lo paragono Fiumicino a un aeroporto di altri paesi in via di sviluppo, ma la Malpensa stessa ha problemi da risolvere, seri e urgenti, quindi c'è un problema infrastrutturale di base per rendere accessibile, non voglio dire accogliente, ma ripeto, proprio easy, facile da utilizzare il nostro paese. Questo collegato al fatto di rispettare più noi stessi, essere consapevoli della nostra forza che è impressionante, enorme, siamo i primi della classe in tantissimi settori, ma ce lo siamo dimenticati e a volte non lo vogliamo nemmeno sapere, e quindi la nostra cultura, agricoltura, a questo punto diventa un sistema di qualità che ci porta sicuramente a cogliere l'esperienza Expo. Direi che a questo punto potremmo davvero coglierla. Grazie. Grazie. Grazie, ecoturismo vuol dire anche e soprattutto ricettività alberghiera, e qui abbiamo Filippo Donati, a cui ora do la parola per le sue valutazioni, ma Filippo Donati è presidente di Ars Hotel, l'associazione che raccoglie, credo, gli hotel che sono proprio a stretto contatto con il movimento turistico. In questo settore spesso abbiamo la frammentazione che abbiamo visto in altri settori, ma anche una presentabilità difficoltosa, perché il turista fatica a entrare in contatto proprio con l'albergo, perché non c'è sistema, se non sistemi particolari, magari telematici, che però spesso lasciano il tempo che trovano, non sono aggiornati, non sono adeguati. Ecco, come si presenta il mondo della ricettività al cospetto di un evento così importante come Expo Milano 2015? Beh, grazie, innanzitutto grazie anche per l'invito, molto, molto gradito, siamo grati per essere presenti sempre a questi confronti importanti. Solo così, da qualche anno finalmente si è tornato a parlare veramente di turismo nelle politiche del Partito Democratico, la festa nazionale del turismo, è già il quarto anno che si svolge, si è cominciato a Spezia 4 anni fa e si è sviluppata, e quindi c'è un'attenzione da parte del mondo della politica, della pubblica amministrazione nei confronti del turismo. Chiaramente via via che si avvicina, diciamo, si va più nel territorio, il turismo è diventato ormai il leitmotiv e il motivo di discussione a tutti i tavoli, perché chiaramente si capisce, anche se onestamente a livello nazionale è ancora una cosa difficile da far entrare nei sistemi, nei ragionamenti di alcune grandi anche associazioni di categoria, mi riferisco a Confindustria, e noi auspichiamo che cominci a parlare di turismo sempre maggiormente.
visto il rapporto che hanno, diciamo, preferenziale con i vari governi, anche dal punto di vista, diciamo, dei governi che sono susseguiti, il turismo è sempre, ha sempre ricoperto il ruolo di Cenerentola, probabilmente perché è sempre vissuto come un settore etereo, no? Il settore di una sorta di divertimento, quando invece il settore del turismo altro non è che un settore economico maturo e che secondo me in questi momenti di grave difficoltà, e lo dimostra la Spagna, perché io ho sentito l'intervento che mi ha preceduto ed è semplicemente quello che noi andiamo ripetendo da qualche anno a questa parte. Il turismo in questo momento di grave crisi dei consumi, di grave crisi economica, sarebbe stata l'automezzo chiave in mano per il governo. Noi non chiediamo finanziamenti tout court, chiediamo semplicemente una mano dal punto di vista degli sgravi e chiediamo, visto che siamo in Europa, di essere messi alla stregua dei nostri colleghi europei nelle condizioni di competere. Questo cosa significa? Premiare quegli imprenditori che decidono di fare rete insieme, quindi i consorzi alberghieri, i consorzi di promocommercializzazione, cominciare a lavorare pubblico e privato insieme. Io vengo da una regione che ha fatto della promocommercializzazione, della collaborazione tra pubblico e privato, l'Emilia Romagna da qualche anno, già da una decina d'anni, si lavora, cioè dove l'ente pubblico va a promuovere, il privato va a commercializzare, perché non esiste che si vada a promuovere un territorio senza portare l'offerta economica, perché al giorno d'oggi la gente vuole sapere quanto spende. Tutto qui, addirittura ci sono paesi che vogliono sapere esattamente quanto spendono, né un euro in più né un euro in meno. L'intervento del professor Celli mi è piaciuto moltissimo, mi piace sempre ascoltarlo perché è una fonte veramente di conoscenza importantissima. È stato un galantuomo il professor Celli perché ha richiamato il fatto che la Spagna spenda più di noi nella promo e commercializzazione, nel loro sistema nazionale di promozione turistica. Signori, spendono più di noi Malta e il Marocco. Quindi, voglio dire, qui stiamo parlando di paesi che sono partiti molto dopo di noi, che hanno decisamente molto meno di noi, ma che probabilmente puntano molto più di noi sulla questione del turismo. Perché? Il turismo crea posti di lavoro, è un grandissimo utilizzatore di forza lavoro, di manodopera, perché il turismo è un settore, una filiera lunghissima, fatto da moltissimi lavori, anche umili, perché è un lavoro di servizio, è un lavoro di sorriso, di predisposizione, di animo, di umiltà, lavori umili ma che hanno bisogno di politiche, di scelte importanti, e queste sono quelle che sono mancate sempre. Expo 2015, sicuramente non è solo un'occasione per attirare gente in Italia, secondo me è un evento di carattere continentale. Io credo che anche i francesi, anche gli spagnoli, anche i croati contino su questo Expo 2015. È l'occasione forse per l'Italia per scrollarsi di dosso quella polvere di campanilismo che ci vuole sempre divisi nella stessa meta. Più volte mi sono trovato in paesi stranieri sempre più lontani e ho trovato dei territori sempre più piccoli che andavano a promuoversi, no? Andando a dire quanto sono bravi, quanto sono accoglienti, l'enogastronomia, ma se qui noi non torniamo a un prodotto Italia, al brand Italia, noi non ne verremo a capo, perché non ci vogliamo mettere in testa che a un cinese, ma anche solo a un russo, è difficile capire la differenza che c'è tra la Liguria e la Lombardia, tra l'Emilia Romagna e le Marche, tra il Molise e l'Abruzzo. Sono solo questioni nostre amministrative che ci portano all'estero così divisi. Fiumi di denaro, attenzione, perché le regioni investono. Io credo che al professor Celli, all'Enit, basterebbe che ogni regione destinasse la metà del proprio budget all'Enit. Quindi fiumi di denaro in rivoli improduttivi, perché non hanno prodotto una sola lira di ritorno. E attenzione che ci sono degli studi molto chiari che dicono che ogni euro investito nel turismo, se investito bene, ne restituisce 5. Quindi l'1 a 5 dovrebbe fare pensare moltissimo. Velocissimamente, altro problema che ha l'Italia, e io temo che potrebbe diventare il problema dell'Expo 2015. Noi continuiamo a costruire tutto per funzione, non costruiamo nulla per processo, costruiamo gli aeroporti per far atterrare gli aerei e non ci preoccupiamo di trasportare chi scende da questi aerei. Noi costruiamo le stazioni ferroviarie, allora a Bologna ha inaugurato un mese fa la stazione dell'alta velocità, in tangenziale non è stato neanche messo un cartello dell'uscita della stazione dell'alta velocità
app non c'è nemmeno il parcheggio. Quindi io le dico, serve un treno locale per arrivare al binario 18. Cioè, non hanno ancora, cioè, hanno aperto forse in fretta e furia, c'era bisogno di attaccarsi la medaglia, come si dice in gergo, però veramente è stata fatta un'operazione di funzione, e invece serve il processo, cosa che in tutti gli altri paesi del mondo, non solo europei, avviene regolarmente, perché quando si progetta un aeroporto la prima cosa che si progetta sono i collegamenti, lo si vede quando si arriva a Francoforte, a Parigi, ci sono tutti i sistemi di collegamento. Poi insomma, abbiamo chiamato in ballo Fiumicino, si giocano altri campionati. Un'ultima cosa, il ministro Brahim, 70 giorni abbiamo impiegato per riuscire a dare le deleghe a questa persona, tanto ci è voluto perché questa persona potesse finalmente intervenire a parlare di turismo. Mi sembra però che il primo passo sia stato fatto nella direzione giusta, cioè ragionando sul fatto che la tassa di soggiorno, che è partita in maniera completamente sclerotica circa un anno e mezzo fa, stia facendo danni, ma soprattutto non stia portando i soldi dove devono andare, perché al di là del fatto che poi alla fine noi la facciamo digerire questa tassa di soggiorno ai nostri turisti, questi soldi raramente vengono investiti per questioni che trattano di turismo come vorrebbe la legge, una legge che prevede ampio spettro di investimento. Ora io chiedo, e se cominciassimo a pensare che una parte di questa tassa di soggiorno può servire a finanziare l'ente nazionale italiano turismo? Punto interrogativo. E se cominciassimo a pensare che anche Enit, mentre è all'estero con le proprie sedi, piuttosto che avere uffici al 36° piano, hanno uffici al piano terreno con delle belle vetrine, e rispondere ai francesi con il nostro, faccio l'esempio di Italy, che è un ambasciatore del nostro agroalimentare. Io ecco, credo sia il momento di cominciare a ragionare di sistema Italia, perché veramente non abbiamo concorrenza. Però purtroppo per un nostro difetto, per questo famoso titolo quinto, del quale tutti parlano male, ma che quando è ora di andare a cambiare nessuno si azzarda a toccare, io penso forse, non so, forse fu una scelta della loro governo Amato, io penso della loro Presidente del Consiglio Amato, quindi non bisogna avere paura di toccare, perché capisco che le regioni fanno fatica ad entrare nell'argomento, perché gli togli un grandissimo potenziale di spesa, però le regioni si devono rendere conto che è finito il tempo del ci vediamo tutti a Sydney ci va l'Italia, a Sydney ci va il professor Celli con il suo staff e il suo gruppo a rappresentare l'Italia intera, perché il brand nel mondo è Italia. Noi albergatori siamo esattamente il turismo e lo specchio del paese. Il settore ti dimostra in tutto e per tutto come è sistemato, posizionato, organizzato, gestito e lo stato di salute di un paese. Gli albergatori stanno vivendo un momento difficilissimo in Italia, non solo perché non c'è credito. Noi abbiamo bisogno di molti soldi per ristrutturare le nostre strutture e non abbiamo credito in questo momento. Non ci sono fondi rotativi che ci fanno avere i denari a tassi europei, tra virgolette, e non chiediamo finanziamenti a tasso perduto, quello non esiste più. Chiediamo semplicemente che venga riconosciuto il lavoro che si fa, quindi con sgravi, cioè rimettere in moto il sistema delle ristrutturazioni alberghiere. Un altro problema, molti albergatori gestiscono in affitto la propria struttura. Proponiamo un sistema noi da anni che preveda un alleggerimento fiscale per quell'albergatore che da qualche anno gestisce la struttura e la vuole comprare. Quindi alleggeriamo la tassazione su questa transazione, perché molte volte gli alberghi invecchiano perché l'affittuario vuole fare dei lavori ma non ne ha la forza, perché non ha la prospettiva, perché ci sono alcune zone d'Italia dove il contratto è annuale, biennale, un contratto di 2 anni, ormai questi sono investimenti che si ammortizzano in 15-20 anni, non siamo più ai 10 anni. Un'ultima cosa, le nostre città, piuttosto che occupare terra, continuare a costruire, rioccupiamoci dei nostri centri storici che stanno cadendo a pezzi e che si stanno desertificando. Dobbiamo tornare a vivere i nostri centri storici, saremo costretti a farlo, anticipiamo l'onda che arriverà prima o poi e ricominciamo a riprenderci cura delle nostre città.
dei centri storici delle nostre città, dei sistemi del commercio delle nostre città, del piccolo commercio, del commercio di vicinato, che era molto importante e che abbiamo lasciato così cadere nel nulla per questa sorta di voglia americana di impostare la nostra vita in questi grandi mall all'esterno delle città che onestamente spersonalizzano, perché la periferia modenese è come la periferia ravennate e come quella reggiana, cioè torniamo a viverle le nostre città, e le nostre città, che sono le più antiche d'Europa, tra le più antiche d'Europa, sono lì che ci aspettano, quindi c'è qualcosa da fare. Ultimissima cosa, è un momento veramente difficile, noi stiamo attraversando una stagione che avrà dei numeri che purtroppo dovranno costringerci a delle riflessioni molto importanti, però non possiamo continuare a pensare che i cinesi o comunque tutti questi nuovi popoli interessati al nostro paese non arrivino direttamente dai loro paesi, ma vengano bypassati da Francia e Germania. Non abbiamo l'imprenditore, non abbiamo qualcuno che abbia voglia di investire in Alitalia. Io non voglio pensare a statalizzare, c'è bisogno di sistemare la questione dell'hub, noi abbiamo bisogno di un grande hub nazionale che sia un punto di riferimento per tutta Europa e per tutto il mondo, c'è bisogno anche di fare delle sinergie con altre compagnie aeree perché comunque in Italia si ricominci ad atterrare. Il professor Celli non ha accennato, c'è anche un problema di visti per chi viene dall'estero, loro hanno messo mano pesantemente come Enit. Quindi pensate un po', l'Enit si è dovuto occupare di quello di cui dovrebbe occuparsi. Ecco, considerate che l'Enit finanzia il Ministero degli Esteri e ha dato risorse per mettere uomini all'interno dei vari consolati per accelerare i passaggi. Ma al di là della questione umana del timbro, non è possibile che per avere un visto per venire in Italia il nostro funzionario deve fare 12 passaggi e per arrivare in Francia il funzionario francese deve farne 4 di passaggi. Quindi bisogna che noi rivediamo un pochino tutto il sistema e diventiamo più friendly. Lo stesso Barack Obama nel primo discorso fatto appena nominato presidente ha detto: io voglio che in America arrivino più visitatori dal Brasile, dalla Russia, dalla Cina, dai nuovi paesi, dai paesi dove si è spostata la ricchezza, dove si sta spostando la ricchezza, il reddito. Lo stesso Barack Obama sta facendo delle nuove regole che abbassino la soglia di attenzione all'arrivo agli aeroporti, cioè quindi che alleggeriscano il carico burocratico, il carico di controllo, che diano la possibilità alla gente di visitare. Barack Obama vende il Golden Gate e Disneyland. Noi siamo un paese che si può permettere attorno al Colosseo una circonvallazione. Allora cominciamo a ragionare da qui. Noi riusciamo a poterci permettere che attorno al Colosseo ci sia una circonvallazione, che ci sia un mercato di camioncini che vendono salsicce, che ci siano centurioni abusivi, che ci siano mendicanti, perché bisogna toccarle tutte le questioni, il senso, la sensazione di sicurezza che devono provare gli stranieri. Signori, questa è gente che viene da paesi estremamente sicuri, dove c'è un'integrazione totale, ma dove ci sono delle regole molto precise che valgono per tutti, dal cittadino A al cittadino Z. Questo in Italia non succede, ci sono ancora troppi problemi di ordine pubblico. Ci sono troppi problemi di taccheggio, troppi problemi di furti, ci sono tante cose da fare. L'Expo 2015 è veramente una grandissima occasione, perché al di là del momento acuto di quei 6 mesi in cui il mondo sarà a Milano e Milano sarà il centro del mondo, poi il vero successo dell'Expo sarà se dopo questo periodo noi riusciremmo a trarre una spinta talmente forte da riuscire ad andare avanti per anni sull'entusiasmo, sulla voglia di ripartire, sulla voglia di prospettiva, che questo paese ha un bisogno di prospettiva immane. Siamo tutti in crisi, ma noi siamo quelli che abbiamo meno prospettiva degli altri. Ridiamoci la prospettiva, perché noi ci siamo. Grazie. Ecco, 3 minuti per le conclusioni al sottosegretario Martina, ecco, un po' l'analisi di questo dibattito, c'è moltissima carne al fuoco. Assolutamente sì, io ringrazio veramente per l'occasione ancora una volta e per le riflessioni che sono state fatte, perché hanno avuto una, come dire, mi pare uno sviluppo coerente con il tema, e ci hanno offerto ancora una volta lo spaccato proprio della sfida che l'Italia deve riuscire a cogliere con Expo. Guardate, al netto dei ragionamenti che abbiamo cercato di fare sul merito della sfida Expo, per il suo contenuto straordinario, per le cose che abbiamo cercato di dire,
secondo me il valore sta anche proprio nell'idea che tu hai un orizzonte, un punto, un obiettivo che ti deve in qualche modo aiutare, non dico a risolvere completamente questa situazione, ma almeno a compiere un salto in avanti, cioè a prendere per le mani alcune di queste questioni e a farle diventare una, come dire, priorità e quindi poi delle azioni conseguenti. Questo intreccio tra agroalimentare, potenzialità dell'agroalimentare italiano e sviluppo della filiera turistico-culturale, noi non potremmo mai coglierlo nella sua grande rilevanza se non avessimo di fronte il fatto che tra 2 anni, ci piaccia o no, abbiamo da gestire quell'evento lì, che se va bene fa la differenza, se va male fa la differenza, perché ovviamente sarà un ulteriore colpo. Siccome io penso che al netto delle difficoltà generali che ci sono, che non dobbiamo nasconderci, comunque abbiamo ingranato una marcia positiva, soprattutto in questo ultimo periodo, il nostro interesse, il nostro sforzo è proprio a orientare tutte le azioni possibili, rapide, perché si passi almeno, diciamo, dall'analisi, dalla teoria all'azione su almeno alcune di queste questioni. Per cui io non posso far altro che riconfermare ancora una volta che in tutti i luoghi, con tutti gli strumenti, nel tempo più rapido possibile, noi dobbiamo riuscire a fare questa operazione qui. Lo sforzo veramente di ogni santo giorno che ci impegna su Expo 2015, penso che vada vissuto così questo impegno, perché ha davvero dentro di sé, in fondo, il tema nazionale, cioè altro che, cioè è veramente uno spaccato della questione nazionale che abbiamo di fronte, perché poi è paradigmatica di 1000 vicende che hanno come titolo la questione italiana, nel senso la necessità di questo paese di capirsi e di riorientarsi a fronte delle trasformazioni che ha vissuto, delle difficoltà che ha e però anche delle prospettive enormi che può generare. Grazie. Grazie. Io darei la parola a Pierluigi Scelli, ecco, per le conclusioni, poi è aperto il dibattito, se qualcuno vuole rivolgere domande ovviamente ci sono risposte. Prego. Beh, insomma, le conclusioni sarebbero complicatissime. Io penso che tutto abbia un senso se noi come paese andiamo a raccontare una storia, perché la gente vuole sentirsi parte di una storia che sia credibile. Questo paese da moltissimo tempo non racconta più una storia. Non la raccontano più le imprese, non la racconta più la politica, non la raccontano più i singoli cittadini, che ognuno tende a fare storia per conto proprio. Perché le storie hanno questo, che si capiscono. Ma perché si capiscono, hanno bisogno che ci sia una trama credibile. Bisogna collocare gli eventi, le persone, le relazioni, i rapporti, i progetti, eccetera, eccetera, all'interno di un contesto in cui le cose si tengano, in cui le emozioni si creino. Il turismo molto spesso è un fatto di emozione. Se tu crei emozione, crei esperienza, la gente torna, la gente ti compra, la gente capisce dove sta, dove è collocata. Se questo non avviene, il nostro paese purtroppo da troppo tempo quindi ha tutta una serie di variabili che sembrano impazzite. Bisogna ricondurle a normalità, non è che ci vogliamo, come dire, tantissimo, non è che bisogna fare salti di chissà quale tipo. Basterebbe riconquistare una normalità che gli altri riescono a capire. Purtroppo gli stranieri non ci capiscono più per molti aspetti, non ci capiscono più. Perché un po' li abbiamo delusi, un po' ci hanno visto come persone un po' strane, stravaganti, un po', come dire, hanno capito che non ci potevano neanche moltissimo fidare. Allora, noi abbiamo bisogno di tornare a tessere rapporti tali per cui starci dentro, all'interno di queste storie, di queste trame, in qualche modo fa stare bene. Se fa stare bene, come dire, uno è propenso a starci e a ritornarci. Il resto viene di conseguenza se noi riusciamo a capire che questa è la filosofia di fondo, di conseguenza degli strumenti. Quindi gli strumenti sono, si comprano sul mercato ormai, gli strumenti. È la storia che non si compra sul mercato. La cultura, come dire, o ce l'hai, non è che te la puoi inventare. Allora, perché sprecare tutto quello che noi abbiamo sedimentato in secoli? Va bene, lo abbiamo
si è diventato, ce l'hanno trasmesso e noi in qualche modo ne facciamo un cattivo uso e lo abbiamo disperso. Un po' per tante ragioni, un po' per colpa nostra, un po' per colpa di quelli che attorno a noi stanno. Io credo che queste cose bisogna farle. Dopodiché, l'arretratezza che noi viviamo è una arretratezza con la quale dobbiamo convivere. Cioè, io sono stato messo 2 mesi fa nel Consiglio di Amministrazione degli Aeroporti di Roma, perché ero presidente dell'Enit, quindi dice, ci dai alcune direttive. Il terzo molo, che è indispensabile, degli aeroporti di Roma, di Fiumicino, arriverà, se tutto va bene, nel 2017, posto che vuol dire, la tassa sul rumore, che incide per qualche decina di milioni di euro, vuol dire, continua a crescere. Ora, vuol dire, è chiaro che un aeroporto, come dire, un po' di rumore lo fa, un po' di rumore lo fa, ma se tu usi la tassa sul rumore, perché così in qualche modo, vuol dire, intacchi il deficit della regione Lazio, è chiaro che l'aeroporto di Fiumicino investimenti non li fa più. E quindi se non fai investimenti da Fiumicino non si arriva e non si parte. Non si arriva. Se non si fa il terzo molo, e non parliamo della terza o quarta pista che sono indispensabili, che arriveranno nel 2025, chi ci sarà arriverà. A Fiumicino i nuovi aerei, quelli di grandi portata, l'Airbus a 2 piani, non può attraccare. Non può attraccare. Per cui, come dire, fino a quando non ci sarà il terzo molo, l'avammolo, eccetera, eccetera, non potrà attraccare. Il che equivale a dire che, siccome sono aerei che portano 600-700 persone, vanno da altre parti. Vanno da altre parti. Allora, i ritardi, come dire, non è che li possiamo compensare da un momento all'altro. Noi dobbiamo convivere con questi ritardi sapendo che dobbiamo recuperare nonostante che le infrastrutture sono quelle che sono, che le comunicazioni sono quelle che sono, che sposta. A me mi fa veramente fa ridere quando trovo che una delle regioni che investe maggiormente nelle fiere estere è la regione Basilicata, rispettabilissima. Provate ad arrivarci in Basilicata. Vi faccio presente che a Matera, che è un posto straordinario, c'è una stazione ma non ci sono i binari, non arriva nessun treno. C'è una stazione, non ci sono i binari, non arriva nessun treno. Allora, provate ad andare a Matera, che è un posto straordinario, i sassi di Matera sono un posto straordinario. Cioè, dovete proprio avere voglia, impiegare una giornata per arrivarci, perché non ci sono posti. È l'atto di fede. Allora, noi dobbiamo, nonostante tutto, e sapendo che questi ritardi ce li porteremo dietro, perché questi ritardi, come dire, sono dovuti al fatto che non abbiamo investito per anni, o abbiamo programmato per anni abbiamo speculato invece di, come dire, investire in risorse che in qualche modo ci sarebbero tutte tornare utili. Bene, nonostante questi ritardi, noi abbiamo bisogno di valorizzare al massimo quello che abbiamo e di fare rete, in maniera tale da far circolare le persone portandole sui posti dove ci sono cose che loro non troveranno mai da nessun'altra parte al mondo. Da nessun'altra parte al mondo. Siccome queste le sappiamo. E siccome questi posti, queste localizzazioni, queste reti attraversano i confini delle regioni, non sono legati ai confini amministrativi delle regioni. Noi abbiamo bisogno di creare dei poli, va bene, che sono poli territoriali multiregionali molto spesso, in cui chiunque arrivi sa di poter trovare tutto quello che è di suo interesse, sapendo però da una parte nostra che non tutti sono interessati a tutto, e quindi noi dobbiamo segmentare, va bene, per prodotto, per servizio e anche segmentare per clientela. Non potete offrire agli alto spendenti, che sono quelli che sono i weekender lunghi, va bene, dei prodotti che a loro non interessano minimamente. Se volete portare i tedeschi dal venerdì al lunedì, anche fuori stagione, va bene, dovete offrirgli, siccome quelli sono in grado di spendere, sono acculturati, eccetera, eccetera, dovete offrirgli eventi, musica, enogastronomia e golf. Altrimenti non li prendete. Ed è inutile chiamarli al mare se
nelle località balneari, a ridosso delle località balneari, non ci sono golf all'altezza. La Spagna, molto spesso, vuol dire, ha guadagnato proprio perché ha investito nei golf a ridosso delle attività marine. Va bene? Da noi sembra un lusso, da noi sembra una cosa estemporanea, ed è inutile tirare quelle persone se non ci sono queste strutture. Non vengono. La differenza tra la Sicilia e le Baleari è anche dovuta a questo, molto spesso. Allora, noi bisogna che facciamo le cose che possiamo fare immediatamente, che è la valorizzazione di quello che abbiamo. Cerchiamo di fare rete anche al di là dei confini amministrativi, regionali, comunali, provinciali o quant'altro, che sono incomprensibili all'estero, e poi bisogna che torniamo a rappresentarci come paese che ha qualcosa da dire, da raccontare. Bisogna che torniamo a raccontare. Le storie sono quelle che in qualche modo prendono l'anima delle persone, anche lo dicevano gli stranieri, cioè create dei miti, non fate dei discorsi. Noi siamo bellissimi ormai, facciamo tantissimi discorsi, non abbiamo più un mito da rappresentare, ed è questa la nostra debolezza. Grazie. Non so se ci sono domande, se ci sono domande dal pubblico. Se non ci sono, io ringrazio tutti i presenti e saluto tutti. Non so, ecco, se Trapolino vuole dire qualcosa. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Buonasera.